Blogos Web Radio. Bentornati su Blogos Radio. Oggi, sempre nell'ambito dello speciale sull'edizione 2008 dei Mondiali Antirazzisti, dedichiamo un approfondimento alla radio ufficiale dei Mondiali, ovvero Asterisco Radio, la radio dei nuovi cittadini. Asterisco è la prima radio in Italia creata, posseduta e gestita da immigrati, il cui palinsesto è formato da trasmissioni multietniche in diverse lingue, rivolte agli immigrati e alle generazioni seconde. Siamo andati nella loro sede, a Bologna, e abbiamo chiacchierato con Faustin Akafak, fondatore della radio insieme a Raymond Dassy, sulle origini di questo progetto e sulla situazione attuale. Asterisco è nato come un magazine nel 2003 e andava in onda sulle radio locali, un magazine di 25 minuti. E l'avevamo chiamato Asterisco perché volevamo essere questo simbolino piccolino che si usa nella scrittura per rimandare a delle spiegazioni, perché in quanto immigrati, nuovi cittadini, non ci ritrovavamo nel modo in cui i media ci dipingevano. Allora abbiamo immaginato questo magazine non per fare una controinformazione, perché non abbiamo la capacità economica per reagire alla massa che produce i giornali, i TV tutti i giorni. Quindi il magazine era un tematico, ogni settimana sceglieva un tema così di società o legato proprio al mondo dell'immigrazione e lo spiegava la cittadinanza, tanto che abbiamo scelto di farlo in italiano perché non è una cosa rivolta agli immigrati. E il nostro slogan era la voce dei nuovi cittadini per tutti i cittadini, ed è così che il magazine ha avuto un successo anche a livello nazionale e abbiamo vinto 2 premi. Qui il primo era molto importante perché nella giuria c'era, come si dice in francese, la crème dei giornalisti italiani, cioè da Garlern alla Gabanelli, e questo premio ci ha fatto conoscere e rappresentava anche una somma di denaro non tanto importante, però erano 5.000 euro che abbiamo scelto di, anche in modo simbolico, di investire, di, come si dice, metterla la prima pietra su un edificio che sarebbe diventato la radio che esiste oggi. Che da quel momento abbiamo lanciato questa web radio, tuttora funziona. Come mai è stata lasciata sulla radio e non magari sulla televisione o su altri mezzi, adesso non so, altri tipi di media? Sì, la prima risposta a questa domanda è che io personalmente vivevo di radio prima di venire a vivere in Italia. Il nucleo che era composto da io stesso, poi il mio collega Raymond Dassy, che era giornalista, si stava formando qua ancora all'Università di Bologna. Abbiamo scelto di fare la radio perché intanto lo sapevamo già fare. E poi costa meno rispetto alla TV. E poi la radio, a differenza della TV, è un mezzo più indicato per il tipo di comunicazione che facciamo, nel senso che la radio oggi è diventata attascabile, insomma, come l'iPod. Io posso scaricare le puntate e ascoltarli, invece la TV mi inchioda lì, devo stare lì quando ho tempo. E che tipo di rapporto avete creato con i nuovi cittadini ai quali volete dar voce, insomma, cioè come hanno accolto questa cosa? Sì, assolutamente, tanto che fin dalla creazione della radio il palinsesto è cresciuto e abbiamo creato diversi magazine rivolti a diverse aree geografiche di provenienza degli immigrati, di cui uno dei più conosciuti è uno che avevamo chiamato Contichi, era rivolto all'America Latina. Le lingue ufficiali, se possiamo definirle così, della radio sono l'italiano, lo spagnolo, il francese e il cinese. E a proposito della lingua, credo che scorrendo il vostro palinsesto, i programmi, cioè Slow News credo sia una delle cose più interessanti. Noi siamo convinti che l'integrazione passa dalla lingua, perché posso stare qua 20 anni, però se non riesco a comunicare con la gente del posto avrò sempre il mio mondo. Questo non mi apre, diciamo, perché molti pregiudizi sono dovuti al fatto che da entrambi i parti non c'è il dialogo, no? E per tornare alla tua domanda sul nostro giornale che abbiamo battezzato Slow News, il giornale in italiano facile, la constatazione alla quale siamo partiti è che molti, non solo stranieri, fanno fatica tutt'oggi a seguire un telegiornale normale perché è troppo tecnico. Cioè, se non spieghi delle cose così banali, danno per scontato che tutti sanno. Dopo questa presentazione iniziale, abbiamo poi approfondito il rapporto tra Asterisco Radio e i Mondiali Antirazzisti,
coinvolgendo anche Amina, una delle speaker della radio durante gli ultimi mondiali. Com'è nata la collaborazione con i mondiali e che tipo di esperienza è quella di fare radio durante una manifestazione come i mondiali antirazzisti? È già la terza volta che partecipiamo come radio ufficiale dei mondiali, anche se l'esperienza piano piano è cresciuta. Inizialmente dovevamo contaminare un po' la manifestazione portando un sound diverso, un modo diverso anche di... Piano piano è venuta fuori questa necessità da parte anche dell'organizzazione, perché i mondiali sono nati con il calcio, però oggi è una manifestazione molto ricca che dà ampio spazio a tutti i problemi sociali, di diversità, di genere, discriminazione, tutti i tipi. Oggi con la comunicazione, con il modo in cui le cose sono state impostate, molti vengono lì a presentare dei libri, a partecipare a degli incontri e quindi il mezzo radiofonico permette di condividere questi momenti anche con chi non è lì fisicamente, perché il vantaggio che abbiamo è che siamo ascoltati in tutto il mondo. Nel 2008 c'è stato un cambiamento, perché inizialmente il nostro spazio si chiamava Bar Fusion, dove appunto dovevamo fusionare le culture, creare questi mescolamenti, però l'abbiamo ribattezzato nel 2008 Calacuta, che riassunto, tradotto, vuol dire riprendiamoci i nostri diritti. È una lingua africana, Swahili. Il problema più grosso è che non si sa come gestire le seconde generazioni, come Amina appunto, che quest'anno abbiamo potuto avviare questo percorso di collaborazione, tanto che gestiscono quotidianamente un programma con gli ospiti assolutamente liberi di scegliere i temi che li toccano direttamente. Io adesso, visto che ti ha citato, volevo sapere com'è stata la tua esperienza di speaker per la radio durante i mondiali. Beh, intanto premetto dicendo che ringrazio tantissimo Fosten, perché appunto ha dato a me e alle mie amiche, che ora non sono più presenti, la possibilità appunto di partecipare a questo evento e comunque di avere un posto all'interno della radio. Dico avere un posto perché veramente ci ha lasciato comunque liberi di gestire i nostri tempi, i nostri temi. Organizzavamo noi, insomma, la puntata, tra virgolette, della radio. Quindi, dicevo, organizzavamo un nostro spazio, avevamo degli ospiti che durante la giornata andavamo a pescare un po' dai vari campi, soprattutto squadre sia maschili che femminili, che sono stati disponibili comunque a venire lì nel nostro spazio a parlare in diverse lingue alla fine. Quindi abbiamo parlato dei diversi temi, dell'università, dell'integrazione, della seconda generazione, quindi un po' di tutti noi. Alla fine non ci siamo sentiti seconde generazioni assolutamente. Asterisco Radio è ormai una realtà solida all'interno delle radio web italiane, una radio che svolge un'attività fondamentale nel tentativo di dar voce ai nuovi cittadini, agli italiani di oggi e di domani. Per ascoltare le loro trasmissioni e per avere ulteriori informazioni, visitate il sito www.asteriscoradio.it. Per seguire la nostra marcia di avvicinamento alla prossima edizione dei Mondiali, attraverso interviste e video, consultate invece il sito www.ilblogos.it. Da Filippo Milani è tutto, ciao!